Cavalli a Roma è una manifestazione molto importante, fatta a Roma, fatta nel Lazio, che è una regione importantissima per l'allevamento dei cavalli e lo sport dell'equitazione. Una manifestazione in grande salute, con numeri in crescita in termini di presenze di espositori, in termini di presenze di cavalli, e anche il pubblico sta rispondendo molto bene per una manifestazione che ha l'ambizione di diventare non solo la prima manifestazione equestre nazionale, ma senza dubbio una tra le prime d'Europa. Quest'anno molto intensa, molto importante, e soprattutto grazie al segretario dell'esercito e a tutte le armi che veramente ci hanno dato l'onore di essere qui. L'esercito è presente in questo stand con le tradizioni dell'arma di cavalleria, con l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, con i mezzi moderni che utilizziamo in operazione, in addestramento normalmente, che è la Blindo Centauro che vedete alle nostre spalle, e avremo l'onore di far vedere il carosello dei lancieri di Montebello, che è l'unico reggimento di cavalleria in Italia che ha in organico un gruppo squadroni montato. Noi siamo la seconda federazione più importante in Italia del mondo equestre, siamo presenti con oltre 600 cavalli, 8 campionati agonistici, quindi un grande successo per la federazione. Siamo presenti con attività promozionali, con delle prove dimostrative e soprattutto con delle attività di taglio sociale. Sono Alessandro Spina, sono il presidente di una delle sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che in questo caso ha voluto utilizzare il cavallo come attività di volontariato. E abbiamo dato un importante contributo a Fiera, fornendo 10 ragazzi diciamo detenuti a fine pena presso il carcere di Rebibbia, che stanno effettuando appunto dei servizi all'interno della manifestazione in un programma di reinserimento che appunto cura ASI in sintonia con il Ministero di Giustizia. E la cosa interessante è che attraverso queste attività i giovani riscoprono sia il cavallo, sia l'associazionismo, sia un servizio per il paese, che per noi è molto importante.